Bentornati amici pianisti per una nuova lezione di pianoforte e benvenuti a tutti coloro che mi vedono sul mio canale per la prima volta. Questo è un corso online completamente gratuito basato su un testo famoso e ancora oggi utilizzatissimo da tutti i principianti e da chi parte completamente da zero, ovvero la scuola preparatoria allo studio del pianoforte Opera 101 di Ferdinand Bayer. Se state pensando al solito corso che vi offre un assaggio delle prime lezioni gratuitamente per poi chiedervi del denaro per le lezioni successive, vi state sbagliando. La mia intenzione è quella di proseguire, di completare almeno pian pianino tutto il libro in futuro, offrendovi delle lezioni con la massima qualità che mi è possibile, grazie appunto alla mia strumentazione. L'unico impedimento che potrei avere è dettato dal tempo. Non sempre ho del tempo a disposizione per girare questi video, quindi probabilmente ci sarà qualche settimana in futuro dove non riuscirò a pubblicare le lezioni tutte le settimane, ma comunque il mio progetto andrà avanti fino al completamento di tutto il primo libro. La mia intenzione è quella di divulgare ovviamente la cultura musicale il più possibile, grazie appunto ai social, a YouTube in primis, e mettervi nelle condizioni di sperimentare che cosa significa studiare uno strumento meraviglioso come questo, prima di iniziare magari un percorso formativo, in una scuola vicino a casa vostra. O magari chissà, magari avremo la possibilità anche di incontrarci di persona e quindi seguire delle lezioni in presenza. Per questo motivo vi invito ad iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina per non perdere le prossime lezioni, quindi avere una notifica ogni volta che appunto faccio una pubblicazione. Lasciate un like se il video alla fine vi è stato utile e se potete condividetelo. Nella lezione di oggi proseguiamo con gli esercizi a tre mani, però questa volta dovrete esercitare la mano sinistra. Le linee guida da seguire per studiare questi esercizi le ho già ampiamente discusse nei video precedenti, quindi se non li avete ancora visti, capitate per caso su questo video, vi invito a vederle perché a questo punto risultano molto importanti. Vi lascio come al solito la scheda e magari il link nella descrizione. Comunque, per chi si fosse sintonizzato proprio adesso, all'ultimo minuto, le riassumiamo velocemente. Allora, primo punto, dovrete prendere in esame un solo esercizio per volta, quindi non l'intera pagina come spesso purtroppo noto con le lezioni in presenza. Secondo punto, studiate il solfeggio del brano che avete preso in esame, quindi i nomi delle note, i valori, i fraseggi. In generale è molto importante fare un'analisi a tavolino prima di mettersi a suonare il pezzo. Terzo punto, ho iniziato a suonare l'esercizio molto lentamente e contando a voce alta i valori delle note. Quarto punto, aumentate la velocità progressivamente partendo da 80 battiti per minuto e gradualmente aumentando la velocità fino a 112, che risulta una velocità moderata, esattamente così come viene richiesto, dallo stesso libro. Fatto questo, imparerete a suonare ogni singolo esercizio con l'accompagnamento, l'accompagnamento che ovviamente sarà suonato dall'insegnante, in questo caso io, che troverete appunto alla fine del video. Sesto e ultimo passaggio, suonerete più esercizi di seguito, sempre accompagnati appunto, dal vostro insegnante. Prima di lasciarvi ai video esempi, vi faccio notare che la posizione d'inizio per questi esercizi vuole il terzo dito della mano sinistra sul Sol dell'ottava centrale. Questa posizione rimarrà uguale fino alla variazione numero 5 di pagina 19. Dopodiché dovrete spostare la mano e mettere il quinto dito sul Sol, modificando leggermente appunto la posizione d'inizio. Ora vi lascio i video esempi, vi mostro i video esempi dove troverete il tema principale di questa melodia suonata con la mano sinistra e le prime quattro variazioni, praticamente tutta la pagina 17. Dalla prossima lezione invece vi mostrerò la variazione numero 5, la 6, la 7 e la 8, concludendo definitivamente tutti gli esercizi a tre mani presenti in questo inizio libro. Io vi saluto già qui, vi do appuntamento alla prossima lezione e buon studio a tutti. Ciao!